Venerdì 20 maggio. Giovanni 12, 44, 50. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, il Signore Gesù esclamò: «Chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna. La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me». Ma qual è alla fine questa parola con la P maiuscola dalla quale tutti siamo misurati, che se non la osserviamo non siamo condannati, ma che il Signore ci esorta ad accogliere e ci dice che poi il mondo si divide in chi l'accoglie e in chi non l'accoglie? Qual è questa parola ultima che Gesù è venuto a portare sulla terra? Io credo che questa parola sia «ti amo». La parola è l'amore di Dio, ma non l'amore di Dio, quello generale, quello che Dio perdona a tutti, che Dio ama a tutti. Quella parola di Dio che arriva a te, che ti fa sentire te creato, accompagnato da un padre, guardato con amore, sopportato con amore, supportato con amore, esortato e cresciuto e consigliato con amore. È la parola dello Spirito Santo che mormora nei nostri cuori questa risposta: Padre, ti amo, Signore, io sono qui con te. E prima ancora è quella parola che lo Spirito ci fa sentire che Dio ci dice ti amo. E noi siamo ribelli all'amore, siamo incostanti nell'amore, siamo incapaci veramente di accogliere anche l'amore degli altri fino in fondo, perché rimaniamo sempre un po' sospettosi, misuratori. L'amore ci deve essere, ma alle nostre condizioni e sulle nostre esigenze, che sono spesso dei capricci, dei limiti e dei condizionamenti non autentici. Ecco, io credo che questa parola sia ti amo, al di là di tutte le parole di sapienza, al di là di tutte le indicazioni morali, al di là di ogni indicazione anche dottrinale su chi è Dio e chi siamo noi, la parola ultima, quella che le riassume tutte, quella per cui tutte le altre sono state pronunciate, è ti amo. Ogni indicazione che Gesù ci dà nella sapienza delle parabole, dei suoi discorsi, ci aiuta per il nostro bene, perché ci ama, perché così possiamo vivere più felici e in pace tra di noi e con Lui, e più uniti. Ecco, io credo che alla fine ci dobbiamo misurare con questo mistero. Siamo allergici all'amore vero, siamo allergici a un amore che non sia misura nostra di uso e consumo e delle nostre esigenze. E quindi in fondo ognuno di noi ha dentro di sé una resistenza vera a ricevere questo dono di vita e a restituirlo agli altri. E tutti saremo giudicati su quanto ci siamo impegnati ad aprirci a questo amore, a lasciare che ci modellasse, a lasciare che ci trasformasse. E quanti di noi, tutti forse in qualche misura, accolgono il Signore, ma fino a un certo punto, perché siamo anche molto affezionati alle nostre idee, al come siamo fatti noi, vorremmo essere alla fine forse noi i più grandi protagonisti della nostra vita e non lasciare fare tutto al Signore che ci modella col suo Spirito. Chiediamo al Signore una maggiore docilità allo Spirito per saper accogliere questa parola di Dio che è pronunciata per il nostro amore, per il nostro bene.